piange il cuore dover parlare in questo modo. Non avrei mai pensato di arrivare a fare una diretta per spiegare un comunicato che sanciva la fine della Bobo TV, l'interruzione di un percorso non professionale ma umano. Non avrei mai pensato di mettere in discussione dei rapporti, mai, mai lo avrei pensato. E guardarsi in faccia ed essere pronti anche a dirsi delle cose che non avresti mai voluto dire, ma lo fai per la lealtà, lì viene fuori l'amico. L'amico non può essere quello che tiene un rapporto per convenienza, non può essere quello che gestisce una situazione ibrida, per comodo, semplicemente perché c'è da mandare avanti un percorso professionale perché fa comodo a tutti. No, 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 no. Tu quando mi hai chiamato ad agosto 2020, un anno prima, mi hai detto dobbiamo passare su Twitch e io la Bobo TV non la posso fare se non ci sei te. Io quel passaggio tra il mio amico il cammello e tutti gli altri lo facevo con amore. Ci siamo? Non mi interessava farlo 4 volte in più, non mi interessava scornarmi, ma lo facevo con amore per la Bobo TV. Quel figlio che io non ho, l'ho trattato così, ok, per 4 anni. Cosa è accaduto? È accaduto che c'è stato un confronto acceso, professionale da parte mia, dove ci sono stati modi totalmente sbagliati e irrispettosi. Ecco i famosi diretti con modi irrispettosi. Diretti, indiretti attraverso la figura del manager, diretti con modi irrispettosi. Questa cosa qua ha raffreddato una situazione esattamente dove pensavo andasse io, su una possibilità, opportunità a tutti di riflettere e di tornare come abbiamo fatto 100 volte. Per me doveva essere uno in più, una massa, uno in più, 100 volte l'abbiamo fatto. Passano 2 giorni e a questo punto ecco i dubbi sollevati, ecco la richiesta di prendere una pausa, ecco la voglia di una risposta rassicurante sul futuro. Noi abbiamo comunicato in 3 diversi tempi a distanza di mezz'ora uno dall'altro che ci saremmo presi una pausa di qualche giorno. Questo è accaduto. Dato che nessuno ve lo dice, ve lo devo dire io, sono qua apposta. Io per primo comunico che questa situazione così non mi piace per tutte le ragioni che vi ho detto. E qualche giorno io mi fermavo. Chiudo dicendo: Anto, Nick, se voi pensate andate in onda, ci mancherebbe, difendiamo sempre lo spirito del gruppo. Tanto, come è accaduto 100 volte, il percorso continuerà. Loro a turno hanno detto la stessa cosa. Quando è così, visto che si parlava di lavoro, visto che ci sono delle cose cambiate, perché quella riunione famosa chiarificatrice indotta da me ha creato più di un dubbio ad Antonio. Ha detto, ma a me non mi sembra più lo stesso spirito. Nicole invece ha detto, non sembriamo più squadra. Quindi entrambi si sono fermati. Ora, voi siete dei leader, o pensate di esserlo, di un gruppo. Voi cosa fate dopo una situazione del genere? O raffreddate, o gestite, o correte e cercate di riunire, se ci credete, oppure fate la cosa che ha portato a questa situazione. Mandate tutto a puttane. Perché questo è successo. È stato tutto mandato a puttane. Io, che al primo minuto mi è stato detto non la posso fare senza te e che non avremmo potuto fare una puntata se io non avessi detto al mio amico Cammello: Cammello, aspetta un attimo, fammi parlare con Antonio. Non ci sarebbe stata la prima. Però grazie per la collaborazione. Nel momento che si interrompe una cosa, io non ce la faccio dopo 4 ore andare in onda e ridere con chi è di fianco come se niente fosse, scherzare e cancellare con la spugna e dire grazie per la collaborazione e ora partiranno altri format con chi ha condiviso la vita. La Bobo TV è il passato. La Bobo TV non ti dà del tu, ma non esiste più. La Bobo TV è il passato. Tutto quello che avete sentito negli ultimi 10 giorni e quello che state vedendo adesso non c'entra nulla con la Bobo TV. Nulla. Non c'è niente che c'entra con la Bobo TV. Così come l'avete sentita, vissuta, accompagnata.
amata, contestata. Questi 4 anni la Bobo TV è stato quasi come un figlio che non ho. Io ho trattato la Bobo TV come un figlio, ok? L'ho coccolato tutti i giorni, l'ho protetto e poi ne parliamo, l'ho difeso. E niente è irreversibile, ragazzi, perché nella vita ci sono tanti problemi, tante situazioni difficili sono intorno a noi, esattamente camminano intorno a noi, e un problema a volte diventa veramente irreversibile. Questa cosa non è irreversibile. C'è sempre una possibilità, la massima apertura, assolutamente. Chi ha amato per tanto tempo può amare ancora, ok? Io vi dico questo, chi ha amato per una vita può anche sopportare un tradimento.